Nicki Minaj come Kylie Jenner, il reggiseno di Rete Trasparente Acclam. Sotto il reggiseno di Rete, niente. Nicki Minaj sa come alzare la temperatura e incendiare gli animi per tenere alta la pressione sanguigna e l'attenzione sull'album in arrivo, quello che a suo modestissimo parere è destinato a diventare un grande classico dell'hip hop. Certo, non ha ancora un nome, una data d'arrivo o, se per questo, delle canzoni. Ma questo non la ferma dall'etichettarlo già come il suo più grande successo. A lezione di lingerie sexy con Nicki Minaj. Con l'arrivo delle attesissime settimane della moda è più che naturale domandarsi come aggiornare la propria lista di accessori e abiti di tendenza. In nostro soccorso, e a soccorso del nostro repertorio di lingerie sexy, sono arrivate Kylie Jenner e Nicki Minaj, che riportano in auge il trend del pizzo e della rete nera trasparente per un reggiseno che fa girare la testa. La cantante di Anaconda scalda l'atmosfera social con un selfie molto, molto provocante fatto di pochi e semplici elementi, capello liscio perfetto, unghie stiletto nude, catene da mozzare il fiato e, ultimo ma non per importanza, un reggiseno di rete semi-trasparente che mette in perfetto risalto le curve prosperose del suo seno. Il capezzolo, che solo qualche giorno fa aveva mostrato accidentalmente, ma con orgoglio nel corso di un photoshoot, è sapientemente mescolato al pizzo per rispettare le severe normative Instagram. Il look da perdizione di Nicki ci ha ricordato molto il selfie degli ultimi giorni di Kylie Jenner sul letto, in un reggiseno Agent Provocateur, un brand che entrambe le dive non mancano di sostenere fatto apposta per sedurre i fan. Inutile dire che in poco tempo Nicki ha totalizzato 780.000 likes, un autentico successo tutto da condividere. Il nuovo disco di Nicki Minaj? Non ha ancora un titolo, ma sarà un successo. L'ultima fatica musicale di Nicki Minaj si chiama The Pink Print ed è arrivata nel 2014. Dopo una collezione da invidia di collaborazioni con i migliori volti della musica del momento, tra cui Yo Gotti e Katy Perry, Nicki Minaj sente il bisogno di pubblicare un nuovo album. Ma non un album qualsiasi. Sta per arrivare quello che lei definisce un instant classic, questa mia fase musicale sarà un milione di volte più epica di quella di Anaconda, ha raccontato la rapper al Billboard Magazine. Purtroppo, però, l'album non ha ancora un nome, una data di rilascio o, se è per questo, delle canzoni. Non so a che punto sono dell'album. Non so se sono al 50, all'80, o al 10 della produzione. Domani potrei entrare in studio e rendermi conto che, di quello che ho fatto negli ultimi 6 mesi, non mi garba più niente. Dopodomani, invece, potrei rendermi conto che quello che ho fatto fino ad oggi è già perfetto così, e l'album sarà quasi pronto. C'è una strana bellezza in questo non sapere dove andrò a parare.